In occasione dei festeggiamenti per l'Unità d'Italia, la fantasia di artisti, artigiani e commercianti ha trovato spazio per esprimersi al meglio. Così ha fatto anche il ceramista Gianfranco Budini, che ha interpretato in modo originale il tema del tricolore attraverso una sua particolare passione, la ceramica sonora. Mi è venuta l'idea, assieme al mio preside della scuola, Rolando Giovannini, di fare un piccolo oggettino, un fischietto in terracotta, una ceramica sonora, però in questo caso tricolore, proprio per rimanere in tema di questi festeggiamenti. In questo momento il tricolore lo stanno proponendo in tutti i modi, nel campo della moda, nel campo dell'arte, nel campo, diciamo, di più, lo stanno proponendo in tutti i modi possibili, quindi perché no anche nel fischietto in terracotta. L'idea immediatamente ha preso corpo. Nel giro di 4 giorni, diciamo, questo materiale non esisteva, è stato fatto in maniera molto veloce, è nato il fischietto tascabile, una ceramica sonora tascabile con la caratteristica del fischio. Il fischio non è altro che una sorta di richiamo, può essere interpretato in chiave ironica, può avere tante motivazioni, dall'aspetto ludico del gioco a diciamo anche all'ironia. E quindi secondo me mi sembra che rientrasse quest'idea nelle celebrazioni dei 150 anni. Ha una tonalità diversa, proprio perché in base alla, diciamo, alla costruzione del fischietto non tutti hanno il suono uguale, quindi variano, ognuno è proprio un unico, diciamo, la sonorità non è uguale per tutti e quindi questo è anche, contraddistingue un po', diciamo, l'originalità dell'oggetto.